Trovati nuovamente qui in questo mio consueto appuntamento. Come potete notare, questa è una diretta, quindi incominciate a formulare i numeri che vedete in sovraimpressione per parlare in diretta con me. Una sola domanda per una sola risposta per cercare di dare spazio a più persone possibili. Cosa è apparso dietro le mie spalle? Scoppia Lambo Reale con il 38. La nazionale paga bene. Quindi quando io dico la nazionale paga bene, intendo dire che la nazionale colpisce ancora. Allora, chi ha chiamato la scorsa settimana, soprattutto quando io slavo il 9, sbanca sulla nazionale, bene, chi ha chiamato, a primo colpo ha vinto l'ambata 90, perché le ambate erano 9 e 90, bene, tutti avevate gli abbinamenti 13 e 31. Uscendo l'ambata 90, a primo colpo è ovvio che le ambate vengono cambiate immancabilmente perché si sfalda la previsione e quindi va sostituita, e il 90 va sostituito dal 43-34. Bene, a primo colpo becchiamo l'ambata 90, al secondo colpo becchiamo il terno secco sulla ruota di Venezia, 43-13. E 31. Bene, il 13 e 31 lo avevate già quando avete chiamato la mia scorsa diretta il lunedì, perché erano gli abbinamenti con il 9 e 90. Io ho cambiato soltanto le ambate, quindi il 13 e 31 che ha chiamato solo lunedì lo avevate tutti. Ma siccome avete richiamato, perché voi sapete che se esce un'ambata va cambiata la previsione, avete vinto in massa, ma veramente in massa, perché ho ricevuto tantissime chiamate al mio codice lotto e sono veramente inquantificabili, perché guardate, sono state numerose. Io ho avuto diverse testimonianze su Facebook che non ho avuto il tempo di portare qua in diretta, ma chi va sulla mia pagina Facebook cercandomi come Cartomante Cristian su Facebook e vedete tutte le vincite postate. Terno secco a primo colpo, 34, 13 e 31 secco sulla ruota di Venezia, ma non solo. Perché proprio nell'estazione di giovedì io regalavo su Facebook le ambate 47-74 sulla Nazionale e Torino. Bene, su Torino il 47-74 lo vinciamo come ambata. Quindi, signori miei, quando poi il giovedì che vinciamo il terno andiamo a vincere pure il 9, che era regalato in diretta televisiva, e del 9 non mi è arrivato neanche un fax. Io oggi ve l'ho regalato di nuovo il 38 come ambata, ma non è neanche giusto metterlo, perché non mandate un fax, non mandate una foto, no? Cioè io vi chiedo una foto sul cellulare, su WhatsApp, qua, a questi numeri, su WhatsApp, mandate una foto senza firmarvi, a me serve per farli vedere, tutto qua. Chi lo ha vinto questo 9, per favore mandatemi la foto, visto che ve l'ho omaggiato, e prossima diretta vi porterò tutti i fax e le foto ricevute di questo bellissimo terno vinto sulla ruota nazionale, 34, 13 e 31 a primo colpo. Settimana scorsa abbiamo vinto ambo secco, terno secco a ruota e 4 ambate, dico 4 ambate su 4. Quindi, signori miei, è stata una settimana ricca, ricca di vincite, con poche previsioni, perché io ci tengo a dirlo, perché quando qualcuno mi dice, Christian, ma sono tante, signori miei, ve lo dico, io do questa ambata con un'altra ambata, ovvio, perché le ambate sono sempre due capogiochi, con due abbinamenti, quindi sono due ambi. Sono due ambi e un terno. Queste sono le mie previsioni. Settimana scorsa giocavamo solo quattro ambi e basta. Quindi, signori miei, se mi dite che sono tanti i miei numeri, guardate che da poco mi è arrivata un foglio di altri centraloni, ed è un foglio così pieno di numeri. Quello è avere tanti numeri. Da me i numeri sono pochi. Con la giocata di 5 euro, quando voi andate a vincere in una sola settimana un terno secco a ruota, tre ambate e un ambo secco in una sola settimana, signori miei, con la chiamata che avete fatto da me a 3 euro, ma quanto avete incassato, signori miei? E sono pochi, i miei numeri sono pochi, se pensate che i miei numeri sono tanti. Due ambi,
Signori miei, chiamate altri 100 aloni che vi assicuro che non vi daranno mai due ami, ma bensì 40. Perché ripeto, io proprio come testimonianza una cliente mi ha mandato una foto che io non faccio vedere per correttezza, ma è inverosimile, è un qualcosa che sa di ridicolo, perché non si può andare a gridare poi abbiamo vinto l'ambata se in realtà il foglio ha 40 previsioni. Ma dico, ma ne avete sale in zucca? Ma vi prendete per il culo da soli? Cioè, ma stiamo scherzando? Io mi vergognerei a dichiarare abbiamo vinto l'ambata con un foglio di previsioni. E basta, dai, non diciamo cazzate. E alle persone che pensano che due ambi siano troppi, chiamate queste persone che ve ne danno 40. Io lo risolvo così il problema. Chi vuole vincere, chi ha vinto con me, chi ha beccato i due terni, il terno secco, il lambo e le tre ambate, bene, dovete chiamare qua e farvi dire come prendere questa previsione col 38 che gioca sulla nazionale. Occhio, sono due abbinamenti. Il 38 ha due abbinamenti, però... Se per caso domani sera, come è successo la settimana scorsa, a primo colpo vinciamo di nuovo, è ovvio che la previsione cambia. Quindi dovete chiamare e prendere la previsione nuova, anche perché quando avete vinto anche un'ambata, ma da me avete vinto tre ambate, il terno e il lambo secco, quando voi avete vinto tutte queste cose, fare un'altra chiamata di 3 euro penso che non ha... non hai uguali, giusto? Visto che ne avete incassati, che ne so, facciamo 5.000 e passa? Mi voglio buttare così, perché vi ricordo che il terno di un solo euro sono 4.500 euro. E quando un'ambata, io vi dico di unirla con gli abbinamenti, signori miei, è terno secco con tre numeri. Terno secco con tre numeri. Altro che... parole, no, le parole volano e le lascio volare altrove. E io non porto le vincite, le testimonianze delle previsioni date 4 dirette fa. No, perché signori miei, siete voi che le ricordate. Andate sulla mia pagina Facebook e vedete le persone che vincono con me quanto scrivono. E io non cancello mai i commenti, né negativi né positivi. Mai cancellati i commenti, perché è giusto lasciare la libertà di parola, perché è giusto che se a qualcuno non piaccio che dica la sua. È giustissimo. Però signori miei, la gente parla bene, ma parla bene perché con me vincono e vincono realmente. Io mi baso sull'ultima diretta, perché se devo andare indietro di 3-4 dirette, signori miei, a voglia, abbiamo perso una lunga battaglia e credetemi, l'ho vinta tutta, perché i miei numeri sono pochi, pochi, e sono dimostrabili. Di fatto, su Facebook regalavo 47-74 semplicemente ambate, a primo colpo le abbiamo vinte. Quindi, di tanto in tanto il regalo sulla mia pagina ufficiale delle previsioni. Anzi, invito a tutti coloro che hanno Facebook, hanno uno smartphone, di cercare Cartomante Christian su Facebook, cliccare mi piace, in maniera che ogni qualvolta io metto una previsione nuova omaggiata, perché di tanto in tanto lo faccio, gli compare in maniera automatica. Quindi tutti coloro che cliccano mi piace, in automatico, se io metto una previsione, l'avete assicurata. Quindi giocatela sempre, perché sono previsioni studiate al massimo. Ripeto, da me un gioco è ristretto, sempre, sempre ristrettissimo. Parliamo di un gioco alla portata di tutti e parliamo di un gioco onesto, perché quando io vi faccio giocare due ambi e su due ambi ve ne faccio vincere uno soltanto, anche a tutte le ruote, signori miei, sono 25 euro giocando un euro. Ma ve lo volete dire chi ve li regala 25 euro oggi come oggi? Io il mio lavoro lo faccio e lo faccio bene, lo faccio perché lo... voi lo meritate, le persone che hanno fiducia in me, e sono tantissime, lo meritano. Quindi il mio bacio va oggi a Lea, da Enna, che ha giocato e ha messo su Facebook la vincita, a Giada, che ha postato la vincita, a Stella Rossi, che mi ha fatto una bella scritta su Facebook, e a tantissime altre mie amiche, a Lidia da Catania, a Carmela da Enna, a tantissime persone che mi seguono anche tramite Facebook. Io comincerei intanto salutando le mie cartomanti, le cartomanti siciliane, che sono sempre in linea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi un bacio va a Tamara, a Greta, un bacio va a Giorgio, un bacio va a...
come si, a Emilio, un bacio va a Deborah, un bacio va a Marco, a Morris, a Mia, un bacio va a Sonia. Poi devo salutare i miei amici che da tempo mi seguono, quindi un bacione a Giuseppe e a Concetto, un bacione alla mia amica D'Aspra, Elena, un bacione alla mia amica Flavia, un bacione a Giovanna, un bacione a Stefania, un bacione a Salvo che in questo momento è a casa che è un po' raffreddato, un bacione al mio piccolo Simba. Quindi che dire, io volevo ricordarvi una cosa, per tutti gli amici del Trapanese, comunque che dell'Agrigentino, che di Sciacca e zone limitrofe, io da oggi ricevo anche a Marsala, quindi abbiamo ricevimento a Catania, che fra poche ore, amici catanesi, io sarò a Catania, quindi cominciate a prenotarvi qua perché a breve arriverò a Catania. E finalmente anche Marsala è completa. Quindi chi vuole un appuntamento ed è di Agrigento, di Sciacca, di Trapani, di Marsala, di Castelvetrano, di Salemi e vuole un appuntamento con me, basta chiamare questi numeri qua e informarsi e ci vediamo, ci conosciamo e facciamo il giro di carte. Che dire, in questo momento più della diretta importante è questo 38 perché scoppia l'Ambo Reale a 5 stelle col 38 la nazionale paga. Questa ambata ha un'altra ambata di sostegno, ma parliamo di due ambate e due abbinamenti, quindi parliamo di due ambi. Regia, c'è la mia prima amica, la passiamo in onda. E allora pronto? Pronto, Cristian, ciao. Ciao, è il tuo nome? Dove ci sono? Ciao Giussi, da dove? Da Palermo. Mi dai la data, Giussi? Sì, 12.582. Allora, Giussi, che domanda vuoi fare alle carte? Niente, volevo sapere qualcosa in amore. C'è lui? No. Quindi facciamo in generale su di te. Perfetto, quale ti faccio? Beh, è un periodo abbastanza sconfortato per te, eh? È un periodo dove tu saltelli in aria per qualsiasi cosa. Sei molto oppressa, ma tu studi, Giusy? Studi, sei una ragazza che studia, perché vedo libri. Okay. Sì. Allora, Giusy, dalle carte mi dicono, alla domanda che io ti ho fatto se c'ho lui mi dici no. Però queste carte mi dicono il tuo cuore è impegnato, il tuo cuore scalpita, però scalpita per un uomo del passato, quindi non per una persona nuova. Queste carte mi dicono questa persona del passato possibilmente è impegnata, quindi è una persona che forse in questo momento ha una relazione in atto, se è relazione si può chiamare perché dalle carte non mi danno una relazione. Queste carte mi dicono questo passato. In realtà non è mai passato perché è come se questa persona non fosse mai sparita del tutto. È come se, come uno spettro, quest'uomo di tanto in tanto riappare, ma riappare con un mordi e fuggi. Dico Sì, è vero. giusto? Senti, ma tu questa relazione che vedi con questa persona, appunto, vedi, perché effettivamente è vero, ma ho la sensazione che sia molto preso, come se avesse preso praticamente una batosta, sai, Allora, sta molto guarda, ti preso faccio vedere così. una carta che è molto particolare. Guarda questa carta. Vedi questa carta? Se tu vedi c'è un vulcano in eruzione, no? È una donna che gioca col fuoco. In questo caso questa carta sta a indicare l'occulto, l'esoterismo, comunque qualcosa che c'è ma non si vede. Rendo l'idea. Questa No, non ho persona, capito cosa vuoi dirmi. l'occulto, l'esoterismo, il mistero. Qualcosa che c'è ma non si vede. Questa persona mi raffigura questo soggetto femminile. Queste carte mi dicono, tu hai il mondo nelle tue mani, guarda qua. Tu hai il mondo nelle tue mani, però oggi sei sconfortata. Sconfortata al punto dove tu ti vedi malinconica, guarda qua. Tu Beh, sì, perché... all'orizzonte non vedi nulla. Tu all'orizzonte è come se dici, Cristian, io ora come ora.
Amo questa persona con tutta me stessa, però nello stesso tempo è come se ci ho perso le speranze, ho Sì, va mollato. cavato tutto quanto, è normale. Per me questa persona in questo momento è presa a me un fuoco di paglia, Giussi. Però è ovvio che ti devo dire anche che queste carte mi portano una lotta, quindi ci saranno ancora bocconi amari, quindi possibilmente questa persona tu la sentirai, avrai dei contatti con questa persona. Però è possibile che dopo questi contatti quest'uomo si allontani nuovamente. Quindi Quindi tu non badi un ritorno nei miei il ritorno ci confronti? sarà, però ancora è come se è conflittuato. È altalenante la situazione in questo momento. Ecco perché ti dico, c'è qualcosa che c'è ma che non si vede. Senti, ma tu in quanto tempo vedi che questa storia con questa può finire? Tesoro, ancora devi inghiottirti qualche boccone amaro, in che senso? Che sicuramente ancora magari ti capiterà di vedere qualche foto, qualche like, qualche cuoricino Assolutamente sì, che infatti. comunque ti farà venire il bollore al sangue. Però cerca di stare tranquilla. Se vuoi stare con questa persona, alla fine della fiera, tu riuscirai a stare con questa persona, assolutamente. L'unica cosa che ti dico è che c'è da attendere e c'è da ingoiare qualche rospo. Ma da attendere quando? C'è da attendere, Saranno se dico da attendere, è attendere. È parecchi attendere. mesi. C'è da attendere, sì, c'è da attendere perché da quello che mi esce fuori, questa figura femminile non è come se è una storia nuova, ma lui prima di questa storia nuova ne ha avuto un'altra. Cioè Sì, ci no, sia. vabbè, ma questa storia nuova che io, di cui io sono a conoscenza, perché vedo insomma un po' di cose. Non ho capito, scusa. Ok, Sì, dico per questa storia nuova intendo ma prima di perché. questa storia nuova, parliamo un mese fa, un esempio, Sì, lui più o aveva già meno. un'altra storia. Hai capito? Lui è passato da un polline a un altro polline. Sì, vabbè, tipico. Cioè, capito? Parliamo di due persone diverse e tu sei al centro. Quindi ti Ho capito. dico, se tu hai pazienza di attendere, alla fine vincerai. Però devi ingoiare qualche rospo. Tutto è soggettivo di come noi cerchiamo di sconfiggere e di vincere per trionfare nell'amore. Sì, E senti qua. una cosa, Cristian, ti volevo chiedere una cosa. La carta che mi hai fatto vedere poco fa, quando mi dici che c'è qualcosa di misterioso, di occulto, cosa intendi? Come se c'è un qualcosa che lo attrae, ma non è qualcosa di fisico che lui vede in una persona, ma è quasi una calamita. Sì, Quindi lui è molto attratto da questa. è complesso, però sì, c'è un'attrazione forte. Ok, Giusy. Ok, va bene. Grazie Auguri, mille, mi Christian. dispiace, ciao tesoro, ciao. Ciao, ciao. Purtroppo quando l'esito non è positivissimo è giusto che io ve lo dica. Allora, vi ricordo questa grande novità che io adesso ricevo anche a Marsala, zona Strasatti, quindi chi vuole prendere un appuntamento con me lo può prendere quando vuole, chiamando questi numeri, ci vediamo a Marsala, ci prendiamo un caffè, facciamo un bel consulto, parliamo, ci conosciamo e tante sono le possibilità per parlare con noi, ma quella più veloce, quella più imminente è il consulto telefonico, quindi chi vuole avere il consulto telefonico, è ovvio che da me non avete soltanto un cartomante, non ne avete 28, più io siamo 29, che giriamo a turnazione notte e giorno, perché da noi non si chiude mai, 24 ore su 24 siamo aperti. A me di solito mi trovate la sera, sul tardi, è più sicuro trovarmi. Durante il giorno è possibile trovarmi, ma non sempre. La sera mi trovate sempre. Ma comunque le mie cartomanti sono valide e preparate. Addirittura ci sono molte clienti che rispondo io e vogliono passare un'altra cartomante. Questa a me mi rende felice assolutamente perché vuol dire che le mie cartomanti sono non solo valide, ma sono persone giuste per aiutare a rispondere alle vostre domande. Allora, dovete chiamare per questo 38 perché questo 38 paga bene, come leggete qua sulla nazionale. Perché questo 38 uscirà. Chi vuole lo può giocare come ambata. Questo 38 ha anche un'altra ambata, perché sono due ambate con due abbinamenti. Questa è la previsione di questa settimana e qualora, come
Come ho detto già la settimana scorsa, qualora la previsione a primo colpo dovesse uscire, la previsione cambia. Quindi non incominciate a scrivermi messaggi, ma la dobbiamo rigiocare, perché se la vedete uscire non va rigiocata, giusto? Perché è vero che i numeri non hanno memoria e si ripetono, però è ovvio che è più probabile fare una previsione nuova. Quindi quando andiamo a vincere un ambattutto, un'ambata, un ambo secco, un terno, la previsione cambia. Con soli 3 euro, perché la chiamata per prendere i nostri numeri del lotto e costano solo 3 euro, quindi che dire? Io passo alla mia prossima amica. Allora, pronto? Pronto? Ciao, è il tuo nome? Ciao Christian, hai detto bene delle tue cartomanti, io le ho sentite quasi Grazie, tutte, chi perché sei? ti chiamo spessissimo, sono Daniela. Buonasera, Daniela. Una sera ho rintracciato pure te, prove di premura e mi è passata a mia. Oh, mi dispiace. Dimmi una cosa, Daniela, ti sei trovata bene? Io mi trovo benissimo e chiamo sempre, Nia non ne può più di me. Grazie, ma questo vuol dire che perché ti trovi bene, perché magari trovi quella parola di conforto oltre alle carte, poi il Sì, rapporto mi umano che si crea. tranquillizza. Ah, Io lì. non lo so, magari sono in ansia, ma basta parlare con lei e mi dice stai tranquilla, Ed e è tutto quella va a carica, posto. quell'adrenalina, perché a volte abbiamo bisogno anche di una parola di conforto. Cioè non è che si chiama il cartomante solo perché si ha bisogno di fare le carte, a volte si chiama anche perché ha bisogno di un Sì, consiglio. è vero. Allora, sembra una fesseria, ma tu sai che c'è una signora che mi chiama da Milano e ormai siamo amici, chiama da tantissimo tempo, forse più di 8 mesi sta signora. E a volte mi dice come si fa la pasta al forno da voi? Cioè, tu sai che ho dato all'899 le ricette di cucina? Sembra assurdo, ma è così. Allora, Daniela, dammi la tua data. Allora, 29, 3, 6, 8. C'è un lui in amore. Dammi. 2 luglio, 59, Giovanni. Ok. Cosa vediamo se c'è un ritorno, Daniela? Allora, siccome è sposato ed è molto altalenante, va e viene, tu mi avevi detto presto si farà vedere, ma ancora la Ancora ditta non è nulla. accaduta. Vediamo dove è arrivato questo piccione, va. Sì. Sì. Allora, io ti faccio. Tu chiami da Palermo, Daniela? Sì. Beh, diciamo che in questo momento è come se fosse preso da alcuni problemi suoi, eh. Per il pensiero nei tuoi riguardi mi esce in terza carta, quindi per me è un pensiero positivo. Queste carte mi dicono c'è un messaggio a breve che riceverai da questa persona, però può essere che sia un messaggio che ti dice Daniela, cerca di stare tranquilla, però io ancora ho bisogno di risolvere i miei problemi, quindi che prenderà del tempo. Non saltare in aria con questa risposta, perché queste carte mi dicono che lui sta cercando di liberare la strada per Sì. viversi questa storia, perché lui comunque con te ci sta bene, Daniela. Sì, questo è vero, anche perché è una storia che risale a 35 anni fa, 30 anni fa. Capirai. Guarda, queste carte sono molto positive, addirittura mi dicono che lui ha bisogno della tua presenza. In questo momento di blocco totale è dovuto soltanto al fatto che lui in un certo qual modo ha problemi. Quindi non è perché lui non vuole vedere Daniela, assolutamente, è perché lui non può vedere Daniela, perché in questo momento è come se fosse dentro la casa del Grande Fratello, l'hai presente? Sì, Con le sì, sì. telecamere puntate addosso, ecco, lui in questo momento è così. Ho capito. Quindi lui Comunque sta. lui fa di tutto per farmi male, Christian. Anche nel profilo mette la foto con la moglie che non l'aveva mai messa. Posso farti una domanda? Tu sei sicura che la mette lui? Tu Penso di sì. pensi, però non ne sei Penso. sicura. Guarda, voi donne siete così demoniache a volte che credo tu lo sappia, lo sai bene di cosa Perché siete. lui, la moglie non ha un profilo, non sa usare il PC, è una donna abbastanza Tu divorziata. la sai che in realtà io a questa cosa non ci credo, a volte si fa finta di non saper fare le cose. Ah, allora può essere, sì. Daniela, io sinceramente ti direi che non tutto ciò che luccica in realtà è d'oro. Ricordati queste mie parole.
Lui tornerà da te, Daniela. È una storia che in realtà non è finita, è bloccata, ma non penso possa finire neanche nel futuro. Perché è una Dice storia una abbastanza. storia che dura. È una storia che dura, ma perché è il destino che vuole questo, ok? Ma tu vedi sentimenti da parte di lui? Assolutamente, lui sta bene con te. Questo è Ho appurato. capito. Ok, Daniela, un Ok, grazie bacione. mille, quindi Ciao provo a farlo tesora, auguri. adesso. Ciao, Allora, io ciao, ciao, devo mandare un grazie. grosso bacio alla mia cuginetta Marzia, un bacio a Margherita. Poi devo salutare i titolari del Papyrus al Papireto, a Titina e a Salvo. Un grosso bacio e un bacio a Paola che mi sta seguendo in questo momento. Io devo andare a vedere ai telefoni cosa sta succedendo nel mio tabellone, il tabellone dei codici, e cercare di capire quante persone in questo momento collegate per prendere questo 38. Che fra poche ore ci regala Lambosecco. Settimana scorsa 5.000 euro vinte al secondo colpo di gioco. Domani sera è un altro colpo grosso. A fra poco.
Il 38 è venuto alla mia attenzione, non è un caso, è semplicemente un dato reale, perché il tabellone analitico con dei numeri e con delle somme fatte mi dà questo 38 che non è un ritardatario. Fortunatamente nelle mie previsioni di stasera non c'è ritardatario, per fortuna quello che io avevo previsto era l'89 di Venezia e ce lo siamo tolti. Sabato scorso ritardatario non ce n'è, c'è questo 38 che sembra un numero anomalo, ma in realtà è un numero che fa vincere Lambo secco. A me mi interessa soltanto avere le persone che hanno già chiamato settimana scorsa e io sono a posto così, perché chi ha vinto il terno secco è stata veramente una Sicilia intera. E qualcuno ha fatto l'errore e lo ha giocato ad ammi, ma va bene uguale, perché anche se avete vinto due ammi, mi siete confusi perché qualcuno si è anche disperato. E devo dire che anch'io mi sono disperato perché dico, cavolo, hai perso 5.000 euro. Però poi avete vinto due ammi, va bene uguale, signori miei. Perché quando si entra il dio moneta a casa vostra, così, spendendo poco e guadagnando tanto, va bene uguale. Io sono felice perché ha vinto 5.000 euro, ma sono felice anche perché ha vinto semplicemente i due ambi, perché qualcuno ha sbagliato, vedete su Facebook le cedoline giocate, qualcuno ha giocato gli ambi e va bene così, hanno vinto gli ambi e sono contento per loro, sono contento per tutti coloro che continuano a vincere settimana dopo settimana, perché è strano, signori miei, ma quando presento una previsione la presento con una massima sicurezza, perché sono sempre al 100% convinto che le mie previsioni sono frutto intanto di studio, poi di estrema sensitività, perché io non faccio il cartomante e basta, io ho un dono di sensitività e non sto mai qua a ripeterlo perché non mi interessa vantarmi, a me interessa che siate voi a dire quello che è il mio operato, perché è facile giudicare l'operato di se stessi, è terribile questa cosa, bisogna essere giudicati per capire il proprio valore, è questo che io cerco sempre in ogni telefonata. A me, quando voi mi ringraziate, mi richiamate e mi mandate altre persone, questo mi fa capire che in realtà il mio operato è quello giusto. Quindi grazie sempre per le telefonate che continuate a fare e che fate settimana dopo settimana. Voi sapete che quando da me non si vince, io vengo in onda e la previsione ve la omaggio, non ve la faccio pagare. Ma è ovvio che quando c'è stato un terno, due ambi secchi, già vi sto regalando l'ambata 38 sulla nazionale e già è dire tanto. Però, signori miei, le vincite da noi siete voi testimoni che lo potete testimoniare settimana dopo settimana. Per fortuna è raro che succede che non si vince ed è raro che io vada a omaggiare la previsione per intero in diretta TV. Con questo cosa dirvi? Vi ricordo sempre che avete tempo tutto domani, tutto dopodomani, tutto stanotte per chiamare per prendervi la previsione. Vi ricordo che da me non c'è una voce registrata, non c'è un robot che vi parla, no, ma ci sono io o le mie cartomanti che vi dettano le previsioni. Se volete solo le previsioni, chiedete, voglio la previsione col 38, attenzione, vi devono dare la previsione dove c'è il 38, perché se non c'è il 38 molto probabilmente state entrando in un centro che non è il mio, quindi fate attenzione quando formulate i codici. Vi ricordo che il codice per prendere le previsioni con me costa 2 € da rete fissa e 3 € dal cellulare. Cercate di avere carta e penna alla mano perché è un codice flat, quindi che dura 1 minuto e mezzo e cade la linea in automatico, quindi carta e penna alla mano, chiamatevi, prendete i numeri, li giocate e li incassate. Mi raccomando, non mi fate arrabbiare. Ad ogni vincita fate una foto e me la mandate su questi numeri su WhatsApp. Io vi prometto che non dico i nomi di chi li manda, potete anche non scrivermelo il nome. Io prendo la foto, faccio le copie, le stampo e le mostro in diretta come documenti. A me dire i vostri nomi non mi interessa, mi interessa avere la testimonianza perché ogni giocata ha una matrice diversa e per me sono testimonianze importanti. Quindi di questo 38 voglio avere almeno 2.000 vincite fotografate, stampate, va bene? Io passerei alla mia prossima amica e allora direi pronto. Ciao, sei in diretta, chi sei? Pronto, ciao Cristian. Chi sei? Ciao, sono Lea, Cristian. Ciao Lea, da Sono dove? da Etna. Ciao Lea, Perché tu. in azienda ce l'ho fatta a prendere la linea. Sono contento. Lea, tu sei una delle vincenti, delle Intanto ti perdenti? devo fare i miei complimenti. Che hai fatto?
Perché ho vinto due ambi, Cristian, lo Tu dico in diretta perché devo fare i miei complimenti, sei bravissimo. sei una dei due ambi. Lo dicevo prima, lo stavo dicendo perché un Io paio di... perché praticamente ho sbagliato a fare la giocata, è stato un errore mio. Era un terno, peccato, però due ambi, Lea, dobbiamo dire sempre grazie a Dio, dai, è sempre meglio di niente, Sì, perché certo sempre. è ovvio che 5.000 euro ti avrebbero cambiato un pochettino la settimana, giusto? Però magari con due ambi ti vai a pagare le E come sì. bollette, ti vai a fare la spesa, qualcosa ce la fai comunque, ringraziamo il Dio moneta. Cosa posso fare per te, Lea? Sembra sulla fortuna, Christian. Ok, mi dai la tua data? 15.375. Allora, vediamo se per te c'è ancora cammino di fortuna. Devi prenderti questo 38, Lea. Io ho già telefonato, Cristian. Ah, lo hai già preso? Sì, ho parlato con Tamara. Perfetto, hai visto che sono due ambate con due abbinamenti, l'hai visto? Perfetto. Sì. Io te lo devo dire, tu mi hai chiesto per il gioco, però tu lo sai, quando io vedo qualcosa in più te lo devo dire. Perché tu dici, Cristian, mi sento segnata nella mia vita? Tu dici in dialetto, mi sento picchiata. Quasi come se tu dici, tutti gli occhi ce li ho sempre puntati addosso. Nella mia vita ho pagato danni di altri, Bravo, mi sono trovata in piena confusione per colpa d'altri e ancora oggi è come se avessi il dito puntato. Queste carte mi dicono, tu hai avuto un dispiacere con una storia passata, Lea. Come sì. se sei stata sposata, Lea. Ma in questo matrimonio te ne sei uscita con le pezze al culo? Sì, bravo, bravissimo. Perché è come se tu pagassi uno scotto del passato. Ancora oggi paghi conseguenze del passato. Quasi come se dici, Christian, mi sento messa in croce. Queste carte mi dicono, tu vinci e vinci alla grande, ma c'è qualcosa di particolare che mi esce nelle tue carte. Allora, tu In che senso, Cristian? hai una previsione mia, che è vecchissima, che io non tolgo mai. Dove c'è l'uno, te la La ricordi? paterna? Te la ricordi dove c'è l'uno? Sì. Ok. Ma è sempre la solita ruota, Cristian. E non so quale tu hai e non voglio dirla in diretta, magari poi te la faccio dire in Bravo, bravo, regia. sì. Allora, Richiamo lei dopo. ascolta un attimo, tu mi vinci con l'uno e con altri due numeretti che sono in questa quaterna. Guarda caso, tu sei una che le mie previsioni le gioca comunque, le prende quando escono. Quindi diciamo che sei una di quelle che tu vincerai, ma con questa previsione. Quindi stai attenta, perché possibilmente questa previsione a te ti porterà la rivincita di quello che hai perso settimana scorsa. Speriamo, bravo. Io, tu lo sai che ho fiducia in te, Lo molto. so, tesoro, grazie. Ma mi pare che tu mi hai mandato anche la foto, sbaglio. Sì, due te ne ho mandate di Perfetto. foto. Guarda, tu mi vinci con questo, io ti dico solo questo perché è qua che mi concentro. Quindi giocati questo mio 38 e questa previsione dove c'è l'1 con gli altri numeretti, va bene, Lea? Perché tu mi vinci, guarda, ti dico Ok, infatti. massimo, massimo che vada entro 4 colpi. Ok. Va bene, auguri Lea. Bacioni. Ok, un bacione. Cristo, sei bravissimo. Ciao, Grazie, ciao. grazie Ciao, ciao. tesoro. Grazie. Vedete, questa è proprio una delle signore. Infatti l'ho messo su Facebook, le vincite proprio di questi due ambi. E chi li va a vedere lo vede che è un terno. Solo che non so come li hanno giocati, magari si confondono perché signori miei, i pensieri oggi li abbiamo tutti e capita un momento di smarrimento. Magari poi si pensa di fare un gioco giusto invece sbagliato, ci lasciamo
tentare da noi stessi e facciamo questo errore, però signori miei non vi avvilite, perché anche se avete vinto due ambi, ma comunque su soldi. Cioè non è che dice avete perso, no, sono sempre i soldi. Certo, vincerne 500 con due ambi o vincerne 5.000 con un terno cambia in percentuale, sì. Però signori miei, sono soldi che vi entrano a casa, quindi ringraziamo signoruzzi abbia bendata. E poi anche a me, perché le previsioni che studio, le studio ad hoc. Non mi deve mancare questo 38, perché questo 38 noi siamo in una gareggiata di vincite continuo e ripeto, da noi il gioco è veramente ristrettissimo. Giocano due ambate con due abbinamenti. Quindi la nazionale paga bene per questo 38 e giocatelo a primo colpo. Non dite vabbè lo gioco giovedì, lo gioco sabato. No, lo dovete giocare perché molto spesso andiamo a vincere a primo colpo ed è un peccato. E vi ricordo che se la previsione va in sortita al primo colpo, la previsione cambia. Quindi dovete prendere i nuovi aggiornamenti perché cambia tutta la previsione. Uscendo un'ambata cambia la previsione. È normalissimo, uscendo un'ambata, uscendo un ambo, uscendo un terno, soprattutto se esce l'ambata, è il capogioco principale, va tolta la previsione, va cambiata. Pronto? Pronto, C'ha il sono tuo nome? Maria Chiara, chiamo da Palermo. Chi sei? Maria Chiara, chiamo da Ciao Maria Palermo. Chiara, mi dai la tua data? 15.293. Chiamavo in amore per un ritorno, ti do anche la data di lui. Ok. 25.787. Quindi vediamo se c'è un ritorno. Dimmi basta quando vuoi, Maria Chiara. Dimmi stop quando vuoi. Uno, due o tre, quale vuoi lette? Non è che sei sconfortata di più. Sì. Diciamo che ora come ora, quasi come se non lo aspettassi più questo ritorno, Maria Chiara. Come se tu dici, Cristian, io ci ho rinunciato. Ma questo ragazzo in questo momento è impegnato, Maria Chiara. Ok. Sì, si è impegnato per il momento. Posso farti una domanda? Ma questa nemica che si è messa in mezzo, chi è? Perché mi esce una figura femminile che si mette in mezzo fra te e lui, però è come se fosse una donna che appartenesse a lui. No. Può essere che questo ragazzo con cui sta. È una persona che appartiene a lui. Quindi non è una persona rivale a te in tal senso, è una persona che sicuramente ha a che fare con lui, come se questa persona lo consigliasse male. Anche se tu nel suo pensiero ci sei, ma ci sei ad alti e bassi. Queste carte mi dicono è una sorta di amore e odio fra te e lui. Chiedo venia. Da queste carte mi danno il ritorno, però Maria Chiara, a sto minuto è come se c'è un muro, cioè te lo dico proprio in palermitano, c'è una barriera fra te e lui. Quindi sarà un po' perché lui è combinato malissimo, sarà perché tu oggi sei stanca e ci hai perso le speranze, ma in questo momento, fratello, lui è come se ci fosse un nemico abbastanza importante che siete voi due stessi, però. Ho capito. No, Guarda, però c'è. io ha da molto che non ti chiamavo. Non è finita sta storia, Maria Chiara, però tu devi ritornare ad avere quello che è. No, ma comunque lui convive con questa persona, Sì, lo ha da vedo che tanti c'è un convivere rapporto con questa stabile, persona. lo vedo. Non è finita, però tu è come se vivi oggi in funzione del nulla. Secondo me, figlia mia, tu dovresti intanto vivere la tua vita, perché tu è come se non vivessi più, ma da mesi. Cioè, è come se il tuo Sì. pensiero è un chiodo fisso, Maria Chiara. Quindi non ti permette di
vivere te stessa in maniera spontanea. Queste carte mi dicono ci sono delle avversità, ma non pensare che c'è una montagna davanti a te difficile da scalare. In realtà è molto più semplice di come tu pensi. È come se tutto svanisce come una bolla di sapone. Però è pure vero che ci saranno altri allontanamenti, quindi questa persona si riavvicinerà a te, assolutamente. Però è come se sarà un avvicinamento e un allontanamento nello stesso tempo. Quindi prima che tu troverai pace, tu vedrai i sorci verdi. A lui lascerà questa Ma persona secondo me perché è questa molto persona tenso. sta cercando di vivere intanto. La persona che ha accanto lo sa che da parte di lui magari c'è un cedimento e quindi cerca in tutti i modi di incollare questo rapporto e ci prova con una convivenza, e ci prova con una gravidanza, e ci prova magari. Sta cercando di incollare qualcosa che non si può incollare però. Ho capito. Maria Chiara, però tu devi tornare a vivere, io dalle carte ti vedo spenta. Cioè, Sì, abbastanza. io ti vedo spenta. Però ti posso fare una domanda, Dimmi, cioè nelle carte, perché certo. io per prendere la chiamata ogni volta ci sto Mi unando, perché sto dispiace. parlando con te, dico nelle mie carte, siccome io lo lavoro, cioè vedi in positivo. Il Perché lavoro? sono con la garanzia giovani, sì, è il Guarda, io ti 25 dico che aprile. tu, sembra strano, eh? Ma tu sul lavoro è come se ti sistemi prima dell'amore. Per me sì, è positivo. Ma ti Ah. faccio una domanda veloce, ma tu per questa situazione lavorativa ti ha aiutato qualcuno? Sì, mi ha aiutato Un qualcuno, ci ho uomo? fatto... Sì, un uomo. Andrà bene, tu ti sistemerai prima nel campo degli affari e dopo l'amore piano piano, ecco perché ti dico tu devi ritornare a vivere figlia mia, perché non puoi vivere nel nulla, intanto fatti la tua vita, vivi, sorridi, esci, divertiti, perché ripeto tu sei spenta e non va bene Maria Chiara, che facciamo? La vita è una, Certo. va bene. Va bene. Auguri, ciao tesoro, ciao, ciao. Signori Arrivederci. miei, arrivederci, buonanotte. Signori miei, la vita è una, e credetemi, nessuno ce ne darà un'altra. Non sappiamo se dopo questa vita ce ne sarà un'altra, io credo di sì, ma non è questa terrena, su questa terra la vita è una. Una chiuta d'occhio, una raputa mano, sono finite tutte cose, quindi signori miei, godiamoci oggi il momento, perché ci buttiamo a terra perché non abbiamo i soldi, perché non abbiamo l'amore. Signori miei, c'è gente malata, malata di cancro terminale, che sa che se ne deve andare e cerca di sorridere per godersi l'ultimo momento in santa pace. Non ci abbattiamo per queste cose, credetemi, diamo valore alla nostra vita. E sorridiamo perché bisogna ridere. Signori miei, la vita è una cosa meravigliosa e ce la dobbiamo godere perché è sacrosanta. Ricordate che più pensate negativo, più negative andranno le cose. Positività chiama positività. Pronto? Ciao Cristian, Ciao, chi sei? Ciao sono Cristina, Cristina, da dove? da Gela, Mi dai la data, Cristina? C4773. Mi dai la tua data? 4773, Sì, 4 luglio 73. eh? Non l'avevo sentita. Dimmi Cristina, cosa posso fare per Fammi un giro di carte per amore, che è da un bel po' che te? Amore, non sei riesco su. a innamorarmi più. Non riesci a. Che tristezza, vedi, questo è brutto. Bisogna amare sempre, amare, amare, amare. È bellissimo È amare. difficile trovare l'amore giusto, È Cristian. Troppo difficile, è vero, perché trovare le persone se. difficile. Trovare le persone serie, bisogna fare una giusta ricerca, però è pur vero che non è impossibile. Vediamo, a volte siamo noi anche, te so. Ma insomma, io no, ho trovato sulle persone sbagliate, ma Sbagliato. veramente sbagliate. Del tipo che se ti piace qualcuno o è maritato o è zitto. Tutte e due le cose.
Allora, Cri, strano Sì. è il paradosso rispetto a quello che tu mi hai detto. A me queste carte mi dicono di sì, in amore per te c'è un qualcosa di molto bello, però mi danno due soggetti. Una persona appartiene al passato e una persona è nuova. La persona nuova potrebbe indossare o un camice o una divisa, ma quando dico divisa può essere la divisa di un supermercato, il camice di un infermiere. Potrebbe essere il camice di un'officina, un camice, una divisa, quindi andare al lavoro vestiti sempre allo stesso modo. Questa persona nuova è una persona che la vedo molto positiva, è possibilmente una persona che vive nella tua città, nel tuo paese, ma in realtà è di un'altra città o di un altro paese. Questo passato è come se ogni tanto rientra nei tuoi pensieri. Sì, beh, hai ragione, bravo. Però questo In questo passato. periodo, Cristian, scusami, ce l'ho sempre nel sonno quando dormo, non lo so. E sai qual è la cosa brutta? Che ora come ora non riesci a ricordare le cose brutte che ti ha fatto, perché te ne ha fatte di cose brutte, cavoli. Cioè, Sì, secondo tu me è sei stato stata lui o delusa. qualcuno che l'ha Tu sei spinto. stata delusa, ingannata, messa al centro quasi che dici, Cristian, mi hanno tenuto una trappola. Queste Sì, vero. Sì. carte mi dicono, il passato non si è allontanato perché non ti amava. Ma c'era qualcuno di molto forte che te lo ha quasi tolto. Ci siamo? Ma non si può vedere, Cristian. Cioè, io da 4 anni che... Cioè, io e lui andavamo d'accordissimo. Lo Tutta una so. volta mi ha fatto male, ma male, credimi. Il problema è Inammissibile che non dire sai neanche questo. il motivo perché ti ha lasciato. Cioè, se tu ti chiedi con te stessa perché è finita questa storia, un motivo valido non c'è. Perché in No. realtà sembra che non c'è. Invece. Lui è come se fugge, ma perché qualcuno è come se gli mette davanti una verità che non è quella. Quindi è come se c'è stato il rovescio della medaglia. Io ti dico questo passato ritorna, però se tu puoi concentrati con questa novità, perché si avvicinerà un Sì. uomo con queste caratteristiche, che forse già lo conosci, perché questa persona ti ha già visto dal punto di vista visivo. Sì. Lasciate andare di più con questa persona perché alla fine mi danno una bella soddisfazione con la novità. Anche se il Sì. passato ritornerà. Ma Ma anche quando si tornerà, Cristian, non riesco cioè, ad andare, perché lui mi è andato a finire, siamo andati a finire pure in caserma, credimi. Senza un motivo, tutto lui ha fatto, credimi, mi vergogno pure a dirlo. Tutto lui ha fatto, non riesco non ti neanche devi a contorcermi. vergognare perché aver amato qualcuno che non lo meritava non è colpa nostra, è colpa. Si deve vergognare chi fa certi errori. Tu devi essere pulita con te stessa perché hai l'animo puro e sei tranquilla. Questa persona tornerà, forse la volta che tu puoi chiudere la porta in faccia, però sbattendogliela in faccia, magari facendogli pure male. Concentrati sulla novità. Questo passato torna, ma chiudigliela la porta. A Ma meno lui che. perché torna questo passato? Che lui ci pensa a me o se ne è pentito? Torna perché ha capito che ha sbagliato, però è troppo comodo. Sì. Dopo tanto tempo tornare. E a te Bravo. chi te li dà questi anni persi? Sì, vero, Cristi, vero. la vita è una, figlia mia. È Sì, che no, hai ragione, siamo insomma, la tua. lontani, Gioia, se no ti avrei fatto svegliare diversamente. Ti devo lasciare che ho l'ultima chiamata. Auguri, quando Ok. vuoi chiama qua. Un bacione, ciao. Pronto? Buonasera, bocca della verità. Buonasera, con chi parlo? Sono Rita, sono Buonasera. BC1 36. Rita, cosa posso fare per te? Ascolta Christian, aspetto una risposta. Desidero sapere se è positiva o negativa. Perfetto. Insomma, hai avuto qualcosa che ha avuto a che vedere con avvocati? No, io no. Qualcuno in famiglia? Sì, mio marito. Ma sono stati due gli avvocati? Sono Come non ho capito? stati due avvocati che ha avuto? Nel No, senso. no, uno solamente.
perché a me qua mi escono due avvocati, quindi ci sarà qualcosa che parla di due avvocati. Per questa risposta, sì, Cristian, hai ragione, ce n'è un altro. perché mi danno due avvocati, per questa risposta che tu attendi c'è del denaro in arrivo. È in arrivo? Per questa risposta che tu attendi ci sarà denaro. Ci siamo? È come se da questa risposta che tu attendi porta entrata di soldi. È proprio questo, eh. Questa risposta sta ritardando, ma è qualcosa che ha a che vedere con pensione, assicurazione, qualcosa di questo genere? Perché qua mi dà Invalidità. Invalidità. pensione, ok. Sì, Perché mi danno un invalidità. sì a caratteri cubitali, ma già l'avevi presentata questa domandina e ti è stata rifiutata. Infatti c'è un rifiuto e poi l'accettazione. Guarda, è un sì a Esattamente. caratteri cubitali, ma già forse doveva arrivarti questa risposta, Rita. Diciamo No, che ancora, ancora no. sta tardando, però ti dico che è un sì a caratteri cubitali. Posso farti una Allora è domanda? positivo. A chi ha il pensiero? Io? È come se tu vorresti aiutare qualcuno dentro la tua famiglia. Come se sei preoccupata per qualcuno. Quasi come si dice, Christian, io volessi un po' di tranquillità per poter fare chisso. No, guarda, io per ora ho problemi in famiglia, ma Ma non... il pensiero verso qualcuno in particolare, Rita? No, ma come aiutare qualcuno? Sì, come Come... se hai dispiacere per qualcuno, come se sei preoccupata per qualcuno. Oddio, sì, questo sì. C'è una Ma è una preoccupazione. cosa molto, ma molto lontana. C'è una preoccupazione, però non è nulla di grave. Ecco, No, ma non tanto, per Christian, quanto non riguarda tanto. questa risposta è positiva, ripeto, da questa risposta ci sono denari, però è la pensione di invalidità, quindi ti dico un sì. Ma tu giochi, Rita? Ma non sono fortunata per niente, per Hai qualche niente. data che contiene il 3 o il 5? 3, O 5. 3 o 5? Sì, col 3 ce l'ho. Perfetto, questa data col 3, senza ripeterla, me la giochi sulla ruota di Genova e Nazionale? Solo il 3 abbinato con che cosa? Questa data con il 3, per com'è, la devi giocare come terno, per ambo e terno, su Genova e Nazionale, va bene? Su Genova E e Nazionale. Nazionale, ok? La data. Non mi dirmi i numeri, quella data col 3, giocala così come ti ho detto io, va bene? Così, Va, ok. auguri, Va bene, Cristian, buonanotte. grazie, buonanotte, Buonanotte. grazie, Allora, grazie. il tempo a mia disposizione è finito, vero regia? Quindi prima che la regia mi manda via, pedate, svegliatevi pochi secondi per segnarvi questi numeri. Vi ricordo che a questi numeri noi non diamo né numeri del lotto, né tantomeno facciamo consulti, ma diamo informazioni. Per chi vuole appuntamenti studia a Palermo, chi vuole appuntamenti studia a Catania e chi vuole appuntamenti studia a Marsala, che da poco abbiamo inaugurato il nostro studio a Marsala. Amici catanesi, cominciate a prenotare perché fra pochi giorni io sarò a Catania, solita zona via Etnea, quindi prenotate in massa. Cosa dire? Segnatevi i numeri, chiamate per questo 38 che scoppia sulla nazionale. Che dire? Grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi seguito, spero sia stata un'ora di vostro gradimento. Non posso fare altro che ringraziarvi e dirvi un bacio a tutti coloro che mi amano e un abbraccio dal profondo del mio cuore a tutti coloro che mi detestano. Che Dio vi benedica e che la Dea bendata vi baci. Alla prossima!